Card, siamo arrivati alla seconda edizione italiana e alla quarta internazionale. Quest'anno, tra Esatto. l'altro, il focus è stato l'information technology. Non a caso l'avete presentata per la prima volta allo Yale Forum, che si è di recente, insomma, concluso. Cosa cambia? Cioè, cosa emerge da questi trend oggi che la tecnologia si fa preminente e, se vogliamo, c'è una massa di fotografi diffusi? Sì, esatto. Allora, noi abbiamo analizzato quelli che sono un po' i trend visivi nel settore dell'information technology, partendo un po' da quelli che sono i nostri dati di vendita interni come Getty Images, per vedere un po' come i nostri clienti nel corso del tempo abbiano cambiato anche il tipo di immagini che hanno acquistato. Quindi abbiamo visto un po' qual è il trend visivo nelle immagini che hanno acquistato. Abbiamo confrontato questo con quello che succede un po' attorno a noi, no? Quindi quelli che sono stati i cambiamenti tecnologici più recenti, ma soprattutto il mondo dei social media, che di fatto sono diventati e sono sempre di più un medium visivo di comunicazione. Partendo da questo, ci siamo accorti che emergevano sostanzialmente quattro trend visivi legati appunto al mondo dell'information technology, che si è poi tradotto a livello di azienda nel modo in cui molti brand hanno cambiato sostanzialmente il loro modo di comunicare nella pubblicità, nel marketing e diciamo, nei loro canali tradizionali. Questi quattro trend che sono emersi, noi li abbiamo diciamo, Definiti. definiti in questo modo. Il primo è real models, in real moment, cioè persone reali, persone vere in momenti diciamo di vita autentica. Anche qua, partendo un po' da quella che è la comunicazione visiva che ci arriva dai social media, soprattutto dalle foto che postiamo quotidianamente su Facebook, sia di noi ma anche di celebrità, persone comunque importanti che sono sempre state viste un po' in modo iconico, attraverso i social media e sia Facebook che Twitter rompiamo un po' queste barriere. Ci presentiamo sempre in modo molto naturale, quasi un po' anche imperfetto rispetto al passato. E questa cosa si rispecchia poi anche nella comunicazione da parte di alcuni brand che nel momento in cui vengono da noi e ci chiedono delle immagini, ci dicono: ma noi vogliamo sempre di più immagini comunque di persone vere, di Cioè, qualsiasi finita l'era del background. patinato, Esatto, insomma. esattamente proprio quello. Persone con le quali ciascuno di noi in qualche modo si potrebbe identificare. Di questo, di esempi che abbiamo visto poi nella pubblicità, ce ne sono tantissimi anche in Italia. Se penso appunto al nostro caso specifico, non so, Donna Moderna mette tutti i mesi in copertina Una donna vera. una donna vera, no? Con un bollino giallo, noi facciamo moda solo con donne vere. Questo per fare un esempio, ma potrei fare tanti altri. Quindi, persone vere in momenti di vita reale. Reale. Anche qui non vogliono più le foto posate, ma vogliono un po' di più il momento autentico, quello che è più facile catturare magari attraverso un iPhone, quando si è appunto con degli amici in situazioni magari familiari, piuttosto che appunto un fotografo che si mette e prepara una situazione simile, perché ci sono comunque delle situazioni talmente spontanee e genuine, nel momento in cui noi le facciamo per esempio ai nostri amici, che sarebbero impossibili da Ma vengono usate ricreare. proprio quelle situazioni genuine oppure c'è talmente tanta professionalità, un po' come il trucco, che il miglior trucco è quello che sembra naturale, ecco. È così oppure proprio vengono prese anche per la pubblicità situazioni già rubate alla vita reale? Sì, no, esattamente. Succede proprio questo. Per esempio, guardando appunto ad alcune campagne pubblicitarie fatte, sia diciamo, sulla parte stampa che sulla parte video, noi abbiamo analizzato tanti esempi e non so. Penso un esempio eclatante di Target negli Stati Uniti, che ha creato una campagna pubblicitaria che ha trasmesso in televisione prendendo solo video da YouTube. Quindi video che ha selezionato YouTube, ha contattato i relativi, diciamo, owner, i diritti, e ha creato un video per pubblicizzare il fatto che loro da qua al 2015 doneranno 1 miliardo di dollari nell'education. E loro hanno preso questi momenti in cui i ragazzi ricevevano la lettera in cui gli veniva comunicato che venivano accettati Ma mi per viene da esempio dire, il all'università. ruolo ad esempio di un'agenzia come la vostra, quindi quale diventa? Quella di fare una selezione a monte delle migliori cose, postate naturalmente dagli utenti su YouTube? No, nel nostro caso noi ovviamente continuiamo a lavorare con i nostri fotografi professionisti, ma il motivo per il quale abbiamo fatto questa ricerca è proprio per dare delle indicazioni anche a loro su quelli che sono i trend
ci sono emergenti in questo momento rispetto al passato. Se noi andiamo a vedere per esempio quali sono state, non so, se penso all'immagine di donna, se una persona cercava una figura femminile nel 2007, per 5 anni fa, e oggi andiamo a vedere che quella che è stata la foto più venduta allora e quella di oggi sono completamente diverse. Quella di allora è di una donna posata in studio con luci, diciamo con un art direction dietro molto studiata. Quella di oggi è la foto di questa ragazza in treno che guarda fuori dal finestrino e sembra effettivamente che sia stata fatta con un iPhone. Quindi c'è molto, però è stata fatta una foto professionista per dare un po' questo, per seguire un po' questo trend. Secondo trend. Questo è il primo. Il secondo trend è quello che abbiamo definito la instant nostalgia, cioè la nostalgia istantanea. Cioè, paradossalmente, proprio per come quasi reazione a questa evoluzione dei media digitali, c'è quasi un ritorno, tra virgolette, al passato, nell'immaginario del passato, con applicazioni come Instagram che ti danno la possibilità di fare foto e di filtrarle con questo stile un po' 70s, un po' retro, è una cosa che le aziende, abbiamo visto, hanno molto, molto sfruttato. Anche qui ci sono tanti esempi che abbiamo analizzato, da McDonald's che ha fatto un video per pubblicizzare uno dei loro prodotti, in cui se si fanno gli stop frame del video sembrano tutte immagini prese sostanzialmente da Instagram. Quindi c'è quasi una sorta di controreazione alla tecnologia da parte della gente che usa la tecnologia per tornare un po' ai 70s. Quindi ha questa sensazione un po' più retro, un po' più tattile, diciamo, delle cose. Un terzo trend che è emerso è quello che noi definiamo dell'antivanità. Anche qui un po' legato al concetto di voler vedere delle persone reali, momenti di vita reali, c'è stata un po' una reazione da parte del pubblico a quelle fotografie, a quelle immagini molto pattinate, no? Di modelle super photoshoppate, per esempio. Un caso emblematico, qualche mese fa L'Oreal ha dovuto ritirare dall'Inghilterra, in UK, una campagna pubblicitaria con Julia Roberts, dove reclamizzavano il loro prodotto di bellezza, perché la gente, appunto, tramite Twitter e Facebook si è scatenata. Lei era talmente troppo rifatta, dopo photoshoppata, ha detto: questa è pubblicità fasulla, è impossibile che un prodotto di bellezza sia in grado di modificare, diciamo, la pelle di qualsiasi persona in questo modo. E quindi c'è proprio questa reazione da parte delle persone e la volontà di vedere una rappresentazione appunto più realistica delle persone stesse. E molte aziende, abbiamo visto che proprio anche nelle comunicazioni che fanno, alcune di queste mettono bene in evidenza proprio anche nei loro copy il fatto che, non so, abbiamo preso questa modella, è al naturale, non è photoshoppata, no? E quindi queste donne dovrebbero essere sempre più belle, più giovani. No, non necessariamente, proprio per il fatto che c'è l'esigenza di comunque interfacciarsi un po' con il vero, quindi che sia giovane o meno giovane, un po' più in forma rispetto a che magari una volta dove si volevano vedere solo modelle super magre. È una cosa che sta emergendo sempre di più. E infine un quarto trend è legato al concetto di crowdsourcing, cioè il concetto di partecipazione, di creazione e creatività che sta un po' alla base dei social media. È una cosa che le aziende stanno cavalcando molto in questi tempi. Per esempio, anche guardando l'Italia, non lo so, Barilla per la sua campagna promozionale dei biscotti panni di stelle si è affidata per esempio a una creativa italiana illustratrice che si chiama Maghetta, che lavora molto su Instagram, e hanno fatto tutta una campagna pubblicitaria legata proprio alle immagini di Instagram, dove chiedevano alla gente di, attraverso i biscotti, ricreare delle situazioni familiari che poi loro raccoglievano e postavano sul loro profilo di Facebook. Erano 1,5 milioni di followers su Facebook, quindi un numero esorbitante. La stessa cosa l'ha fatta Armani con la campagna Primavera-Estate che hanno fatto di recente, dove chiedevano a tutti i loro, diciamo, fan, i loro acquirenti, di farsi una foto mentre erano in vacanza con gli occhiali da sole di Armani e attraverso Instagram postarli via Twitter, e tutte queste foto, questi film sono stati raccolti all'interno di questo sito di Armani, che poi ha comunicato sfruttando, diciamo, i contenuti generati dai loro utenti.
E credo che anche a livello di aziende non ci sia niente di meglio che avere come evangelisti, no? I loro consumatori, no? Chi più di uno che ama comunque il tuo brand può essere ideale nel comunicare appunto quanto effettivamente bello e interessante sia il tuo prodotto agli altri. Avete presentato questa ricerca allo IAB, no? Mm-hmm. Dallo IAB stesso è emerso comunque che un certo gap tra Italia e mondo rispetto ai temi della digitalizzazione continua ad esistere. All'interno dello studio delle immagini di questi trend, l'Italia lo sente questo gap, cioè si verifica oppure tutto il mondo è paese? No, a dire la verità, parlando di questa tipologia di trend abbiamo notato che è una cosa trasversale su più paesi, quindi diciamo che per l'Italia non c'è un trend specifico che non sia diverso da quello che è emerso in altri paesi. Quindi questi trend che ho descritto sono stati proprio il frutto di un'analisi che è stata fatta un po' in tutti i paesi in cui siamo presenti, partendo quindi dall'Europa, gli Stati Uniti, l'Asia, e abbiamo notato che è un trend sostanzialmente condiviso, proprio guidato dal fatto che insomma i social media ormai sono esplosi in tutto il mondo. Per concludere, quanto importanti sono ricerche di questo tipo poi traslate nel vostro business? Insomma, a quanto ai clienti poi veramente interessa sapere cosa succede a livello di immagini per fare proprio insomma questi trend? Ma per noi e anche per i nostri clienti in effetti è una cosa fondamentale, tant'è vero che questa ricerca inizialmente era partita come una cosa interna nostra come Getty, proprio per dare queste informazioni ai nostri art directors e fotografi. E alcuni clienti sono venuti a sapere che noi facevamo queste ricerche e sono stati loro a chiederci di metterla a disposizione, proprio perché gli interessava comunque venire a conoscenza di questi trend di cui magari loro in parte forse potevano intuire quelli potessero essere, ma che non avevano diciamo una conoscenza. Quindi è già a disposizione del mercato? Questa è a disposizione, l'abbiamo appunto lanciata in occasione dello IAB ed è presente appunto sul nostro sito di Getty Images all'indirizzo curve, come pronunciamo, curve.getimages.com. Si possono appunto leggere diciamo, questa ricerca, perché quella la può scaricare anche PDF, quindi insomma puoi leggersela con calma.